sportivamente domenica. Adesso parliamo di canoa, perché oggi a Valstagna c'era un personaggio molto molto importante, c'erano i campionati italiani di canoa e c'era anche lui, l'oro olimpico di Londra 2012, Daniele Molmenti, che ovviamente, manco a dirlo, ha vinto nonostante fossero stati 40 giorni che praticamente non si allenava, però insomma, la classe non è acqua. Sentiamo Daniele Molmenti. Daniele Molmenti di nuovo in acqua dopo i fasti di Londra, che fatica. Sì, ho fatto più fatica oggi che a Londra. Dopo la gara non sono più riuscito a salire in barca fino a ieri, quindi ho sentito un po' il peso del prosecco. Certo è che adesso sono passati 40 giorni da quel splendido primo agosto. Ti stai rendendo conto, ti sei reso conto a mente fredda di cosa hai fatto? Sì, beh, mi sono reso conto una decina di giorni dopo, ero entrato in Italia, ero in strada da solo e stavo pensando un po' a tutto quello che è capitato per arrivare a quell'oro lì e insomma mi sono reso conto. Sì. Adesso ho fatto tanta promozione, sono stato tanto in giro e diciamo un po' ho messo da via la parte emozionale, sto cercando di far dare visibilità a questo sport che è uno dei sport più belli secondo me. È peccato che non mi sono allenato, però insomma anche oggi sono riuscito a dire la mia. Ecco, a proposito, quanto importante può essere per tutto il movimento questa medaglia d'oro? Ma sicuramente un'opportunità che deve cogliere la federazione perché questa medaglia d'oro ha dato sia visibilità a me ovviamente, ma a tutto il mondo della canoa slalom. Qui a Valstagna è l'unico centro vero insomma, dello slalom in Italia e anche loro hanno sempre lavorato molto bene. E mi sono concesso, insomma, anche come testimone anche della vallata, se avessero il bisogno di dare visibilità ancora di più a questo sport. Faccio un piccolo esempio, hanno approvato adesso una costruzione di una centrale un po' in alto e questo comporterà disturbi all'acqua. Spero che la mia medaglia comporti anche degli accordi per avere l'acqua almeno per allenarsi. Ecco, hai citato Valstagna, tu sei friulano ma vicentino d'adozione, ormai qua ti abbiamo adottato, quindi insomma l'affetto della gente di Vicenza per te c'è e ci sarà sempre. Sì, io qui mi sento a casa, un po' mi sono fatto adottare negli anni, dopo tanti amici, sono tutti appassionati di canoa, dal vecchietto che era abituato a vedere Ferrazzi, adesso Ferrazzi è un allenatore, quindi ho un po' portato via il suo testimonial e davvero mi sento davvero a casa, mi hanno accolto a braccia aperte come fosse una grande famiglia. Ultima battuta d'obbligo, il futuro di Daniele Molmenti. Ma adesso avrò ancora un'agenda molto piena di appuntamenti, però penso già alla prossima stagione, da novembre ricomincerò la preparazione, ci saranno i mondiali il prossimo anno e anche se ho vinto tutto quanto sarebbe interessante cominciare a ripetersi. E ovviamente il pensiero alla prossima Olimpiade. Sì, Rio sai, ancora un po' ancora lontana e comincio ad avere una certa età e ho degli acciacchi, però comincerò stagione per stagione e se fra 2 anni sono ancora in forma è ovvio che si punta a Rio, è per vincere. Intanto questo 2012 è andato in archivio con europeo, oro olimpico e campionato italiano di oggi, in cui ha surclassato gli avversari con una grandissima seconda manche, quasi 2 secondi al secondo arrivato. Restiamo.